Buonasera a tutti, ho molti amici e io prima di tutto devo dire alcuni grazie, forse abbassiamo un po' il tono del... E i grazie sono ai catamos, sono a Lucio, Lucio vi ha detto, abbiamo studiato insieme nello stesso appartamento per tanti anni a Bologna, e a Gioia, e che sta facendo veramente un lavoro egregio. Naturalmente siamo in un periodo di coronavirus e quindi sarebbe stato molto più bello, no? Essere, godere del giardino, godere dell'ospitalità di Lucio, che è sempre bellissima. E un grazie naturalmente a tutti voi che siete qui, e ci sono molti amici e sono contento di dare il benvenuto a loro. Perché avete dedicato questo sabato di pomeriggio, questo primo sabato di settembre, ad ascoltare per 30 minuti la mia storia. E vi devo delle piccole scuse perché le scritte delle prossime diapositive saranno in inglese, perché le ho tratte da altre lezioni, ma ovviamente sarà parlato in italiano, magari in salentino. E ci saranno molte immagini nella mia presentazione, perché un'immagine vale più di mille parole. Siccome questo è un evento, un fatto, un evento di tipo tecnico, ci saranno anche naturalmente alcune immagini un po' forti, quindi chi non le vuole vedere, semplicemente chiude gli occhi. Ho ridotto al minimo gli aspetti tecnici, ma naturalmente essendo appunto un evento per medici, per formazione a distanza, ho dovuto inserire alcuni aspetti tecnici. Di che cosa parlerò? Parlerò di rinoplastica, che è naturalmente la modifica del naso esterno. La rinoplastica ha due grandi branche, una branca ricostruttiva e una branca estetico-funzionale. Piccole, questo è un tumore maligno, quindi questo è un carcinoma, quindi non è una cosa con cui si scherza, quindi nella nostra scissione dobbiamo essere larghi e portare via questo tumore. La grande innovazione negli ultimi 20 anni nella chirurgia plastica del naso è stata la ricostruzione estetica del naso. Prima si toglieva il tumore, si lasciava un gran buco e l'importante si diceva basta che abbiamo salvato questa persona. Ora tutto è cambiato, quindi noi dobbiamo demarcare il difetto, vedete che dobbiamo lasciare un'area molto ampia, dobbiamo asportare il difetto e dobbiamo ricostruire. Dobbiamo ricostruire con un lembo frontale. Quindi si toglie tutto questo, il tessuto dalla fronte, lo si ruota, ed è questo il classico lembo paramediano frontale. Quindi lo si solleva, lo si fa in 3 interventi, perché poi si sgrassa questo eccesso di cute e si toglie questo eccesso e si ricostruisce la parte dove abbiamo tolto la pelle e andiamo e ricostruiamo il difetto. Quindi è sostanzialmente, abbiamo ricostruito quasi una situazione di normalità. Ma l'elemento fondamentale della mia pratica è la rinoplastica estetico-funzionale. La rinoplastica viene definita la crema della chirurgia plastica facciale. È l'intervento più complesso, è l'intervento più importante da un punto di vista funzionale, estetico, psicologico. È un intervento molto richiesto. Negli uomini è l'intervento in assoluto il più richiesto. Questo è Giuseppe. Ovviamente vedete un naso post-traumatico, un naso torto. E gli avevo chiesto, io chiedo sempre ai miei pazienti, ditemi i difetti che voi vedete ed esprimete un desiderio. Allora lui, lo ricordo benissimo, un caso di qualche anno fa, mi dice, può aspettare per favore 30 secondi, esce e chiama, e dice, questo è il mio gemello, vorrei il naso esattamente come il mio gemello, perché io ho avuto un trauma e lui no. Questo è Giuseppe prima e dopo, quindi abbiamo raddrizzato il naso, messo a posto. Vedete come il bianco e il nero enfatizzi la correzione. Questo è Giuseppe, questo è il gemello e questo è Giuseppe. Dopo l'intervento, sostanzialmente sono diventati uguali, come lui voleva. Questo Giuseppe quando ride, questo è quella che noi chiamiamo la posa dell'elicottero, la posta vista dall'alto, questo è il 3/4 e vedete come da questa deformità
importante, siamo passati qui. Perché la rinoplastica è la crema della chirurgia plastica facciale? È la crema della chirurgia plastica facciale perché dà delle soddisfazioni. Dà delle soddisfazioni al paziente e dà delle soddisfazioni al chirurgo. Faccio da 30 anni questo mestiere e ogni volta quando tolgo il cerotto è la medesima emozione. Questa è una mia paziente, viene al controllo dopo... Sì. Il giorno della prima medicazione. La prima medicazione dopo chirurgia è un momento altamente emozionale per il paziente, altrettanto lo è per il chirurgo. Il paziente arriva con un carico di ansia, preoccupazioni, emozioni, speranze. Oggi è il giorno. E il terzo elemento è che è un intervento estremamente creativo. Questa è una paziente. Apparentemente sembra che abbia una gobba, no? Vogliamo togliere una gobba. Ebbene, se noi approcciamo casi di questo tipo, come semplicemente togliere una gobba, facciamo un errore mentale. Non è semplicemente il problema di questa gobba, ma è questo naso che è troppo lungo e questa punta con dei muscoli fortissimi che quando rido, quando parlo, è molto comune. La punta, i pazienti dicono, la punta mi viene giù quando rido o quando parlo. Ecco qui, quindi noi ho riposizionato quest'angolo, il dorso, sollevata la punta, cambiata l'asse delle narici e modificati i muscoli. Per cui quando questa paziente parla, la punta rimane lì, quando la paziente ride il labbro non si alza e la punta rimane in questa posizione. Ma c'è un grandissimo ma, il grandissimo ma è quello che dico ai miei giovani colleghi. Il ma è che la rinoplastica è un intervento che non perdona, cioè ogni errore si paga amaramente, sia in termini di dispiacere che diamo ai nostri pazienti, sia in termini di complessità dell'intervento di revisione. Questa è una bellissima ragazza russa. Hanno rovinato il naso e le hanno rovinato il viso. A questo è stata mozzata la punta, non ha più un profilo da uomo. In quest'altro hanno tolto troppo. In quest'altro è stata fatta una caricatura. In questa è un difetto complesso da correggere, quella che noi chiamiamo la V invertita. Vedete, è un naso completamente, come dire, disarticolato. Allora, Lucio era forse interessato a capire un po' il mio percorso personale, questa avventura. E ovviamente tutta questa esperienza di chirurgo non nasce solamente dai libri, dalla quantità di libri che lui ha letto, ma mettendo insieme tutta una serie di cose. È come se avessimo una prospettiva a 180 gradi, a occhio di pesce. E fortunatamente in 30 anni ho avuto la possibilità di insegnare in una università, quindi di insegnare ai giovani, di avere comunque avuto dei ruoli di leadership importanti a livello internazionale. E quello che si impara di più è la vita reale, è la pratica privata dove il risultato conta e dove i pazienti ti vengono a trovare non per la quantità di lavori che hai scritto, ma per la qualità del tuo lavoro. E questa è la differenza fondamentale. Bene, io vivo e pratico qui a Milano ed è un ambiente altamente competitivo. Abbiamo fatto una ricerca su internet, ci sono 283 chirurghi che offrono un intervento di rinoplastica. Quindi capite che
competizione importante c'è a livello di questo livello. Ora io mi sono specializzato su questo aspetto. Il 100% della mia pratica è rinoplastica. Quindi capite bene che io sugli scaffali di questo mio personale negozio ho solo una merce. E ovviamente devo cercare di rendere la più appetibile possibile questa merce e di fare il meglio possibile che io faccio. Per cui abbiamo costruito questo brand che si chiama Unique Rhinoplasty. Ora, quando noi abbiamo parlato del naso, ebbene il naso secondo me è l'elemento importante in cui noi possiamo congiungere i tre elementi, possiamo dare forse, come dire, sostanza al formato di parlare di funzione, di estetica e di etica. Il naso direi che è il paradigma di tutto questo, etica. Questi sono dei miei pazienti. Cioè, capite bene che loro arrivano, incontrano uno sconosciuto, io sono uno sconosciuto, e gli affidano la parte più importante del loro viso. Capite benissimo che c'è una quantità di responsabilità enorme. E loro vengono e dicono, dottore, io voglio che lei faccia il mio naso. E la rinoplastica, essendo passato in 30 anni, è cambiata tantissimo, come è cambiata tutta la medicina, come è cambiata tutta la chirurgia. È cambiata perché c'è Instagram. Questo ha determinato un cambio pazzesco. E perché c'è Facebook. E la G di Google ha cambiato completamente la nostra professione. E io la considero sempre una specie di gioco di scacchi, in cui ci sono io e c'è il mio paziente. Ed è una pedina continuamente in movimento, di cui io devo comprendere anatomia, i desideri, le aspettative e la sua capacità di accettare un risultato che non è esattamente quello che lui voleva e che io ho pianificato, perché questo può accadere. E allora, capire che cosa veramente vuole il paziente non è così semplice, perché alcuni pazienti vengono con delle idee strane, o quello che io vedo non è esattamente quello che loro vogliono. Dico sempre ai giovani, fate attenzione a questo, la selezione del paziente è critica. Se non riuscite a comprendere quello che il paziente vuole, è meglio rimandare, è meglio rivedere il paziente in un secondo momento, perché è causa di guai. Ora, a quali modelli attingono i pazienti? Il concetto di bellezza è cambiato, non è lo stesso. 30 anni fa, quando io ho iniziato, quando probabilmente il mio collega ha iniziato, è completamente diverso. Sapete qual è il sito più visitato dalle ragazze, da cui attingono i modelli di bellezza? E sono questi modelli di bellezza che vi vengono a proporre. È Victoria's Secret. Quindi non lo vanno a leggere sui testi di medicina. Capite bene che io ho il dovere di andare a capire che cosa c'è nella testa dei miei pazienti per poter rispondere meglio alle loro aspettative. E c'è una etica che viene prima della chirurgia, prima della chirurgia. Io devo fare il meglio dei miei pazienti. Io devo comprenderli, ma loro devono comprendere anche me, perché non possiamo garantire sempre il risultato migliore possibile. Ora, i nostri pazienti sono dei narcisisti. È ovvio, un paziente che chiede la chirurgia plastica del naso, in questo caso ha un livello di narcisismo molto elevato. Ora, questa è una questione per il chirurgo. E la questione è, hai capito il punteggio di narcisismo che questo paziente ha? A che punto della scala si colloca? Questo è un elemento fondamentale, perché un paziente narcisista
non tollererà il millimetro di differenza tra un lato e l'altro, o la posizione della punta lievemente un po' più bassa. E quindi c'è questa, la prima pallottola di saggezza, è che bisogna veramente affinare la consapevolezza che esistono uno score, un punteggio di narcisismo variabile da paziente a paziente. E per ogni paziente è un intervento che non è un aspetto tecnico. Dobbiamo capire questi elementi prima di fare il primo taglio. Tantissimi pazienti, tantissimi livelli di... Allora, ma l'etica viene anche quando l'intervento è finito e il paziente torna a casa. E accade a volte che il paziente non è completamente contento, oppure che noi non siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto. Questa è la vita reale. E allora bisogna essere sempre vicini ai pazienti. Io lascio il mio cellulare, non esiste il giorno o la notte, e loro possono chiamarmi. E quindi, specialmente quando le cose non vanno bene, e mai dobbiamo lasciare i nostri pazienti soli, semplicemente perché siamo dei medici, siamo dei chirurghi, non siamo dei meccanici. Quello che noi dobbiamo costruire è questa alleanza terapeutica che nasce dalla consapevolezza di chi sono io e di chi è il mio paziente. La funzione, non perdiamo molto tempo qui, il naso è una stazione fondamentale, come dire, per esempio, degli aspetti immunologici. Attraverso il naso passa l'aria, che è la vita. Il naso filtra, umidifica. Il naso è un elemento essenziale nella rappresentazione del sé corporeo. E naturalmente la diagnosi è cambiata. Ora ci sono delle fibre ottiche che sono diventate uno strumento essenziale per fare una diagnosi. È uguale la chirurgia endoscopica, la chirurgia mini-invasiva è diventata importantissima nella correzione dei difetti all'interno del naso. E naturalmente l'elemento principale è l'elemento estetico. Ricordiamoci che la parola estetica deriva dal greco, significa delle cose che noi percepiamo attraverso i sensi. Questo è un aspetto estremamente importante, perché la rinoplastica, tutti questi pazienti che si vedono, no? Ognuno diverso, ognuno con una sua storia, e in rinoplastica tutto. Uno impara rapidamente gli aspetti tecnici, se non è fesso impara a fare una tecnica. Ma l'aspetto difficile è l'aspetto analitico, è come leggere un naso, è come capire i difetti, è come pianificare la chirurgia. Questi sono gli aspetti difficili. E ci vogliono anni a fare questo. È un must assoluto, è quello di sviluppare quello che noi chiamiamo l'occhio estetico, riuscire a capire quella che prima dicevamo bellezza. È molto difficile, sono tantissime definizioni di bellezza. Io me ne ricordo una, non so di chi sia. Uno dice, noi è impossibile definire la bellezza, ma la riconosciamo appena passeggia in una stanza. Ora, la rinoplastica estetica. Allora, ognuno di noi evolve in un modo particolare. Molte volte quando uno giovane si concentra sulla tecnica, sullo scegliere la tecnica migliore o la tecnica più ardita, io personalmente ho sviluppato un'idea personale di rinoplastica. E capite bene che in un mondo competitivo, come per esempio a Milano, il mercato ormai è diventato, per esempio, una cosa banale, i voli low cost hanno cambiato pazzescamente il mercato. Oggi uno da Londra arriva, o da Stoccolma, prenota con Ryanair e con 60 euro si fa andata e ritorno, chiede un consulto e se ne torna di nuovo a casa. E spende meno di uno che viene da Napoli o da Caserta. Quindi anche questo è un elemento. E alla fine quello che io, tra virgolette, vendo,
non è una tecnica. Quello che io vendo è uno stile. Esattamente questo. È questo che differenzia questo tipo di chirurgia dalle altre chirurgie. Allora, la mia personale idea è che la rinoplastia è un intervento di superficie, come la chiamo io. Che cosa vuol dire di superficie? Vuol dire che è un bilanciamento al centro del naso tra luci e ombre. Noi vediamo che la luce batte sulla parte centrale e abbiamo delle ombre sulla parte laterale. E quello che io chiamo finesse rhinoplasty. Vedete, la luce batte al centro e ci sono delle ombre sulla parte laterale. Ebbene, quello che io voglio ricostruire è un rapporto estetico tra luci e ombre. E naturalmente il contorno. Questa è una paziente russa. Arriva da me con delle idee estremamente precise. Dottore, non mi piace la mia punta. La mia punta è un carciofo. Quindi c'è un eccesso di volume sulla punta. Capite bene che c'è una quantità di luce enorme sulla punta. E quello che io voglio ottenere, che cosa? È semplice. Quello che io voglio ottenere, voglio ridurre la quantità di luce e aumentare la quantità di ombra che c'è su tutto questo. Capite bene come il concetto della rinoplastica evolve da un concetto di tecnica da utilizzare a un concetto di obiettivi da raggiungere. Allora, questo è il prima e questo è il dopo, questo è sempre il gioco del bianco e nero. Vedete la quantità, il prima è sempre a sinistra, il dopo è sempre la foto di destra. E questa è lei, il prima e il dopo. Quindi abbiamo cambiato la quantità di luce che c'è qui e abbiamo creato maggiore ombra, abbiamo creato maggiore definizione. Niente di più e niente di meno. La seconda pallottola di saggezza è che è il modo con cui noi facciamo l'analisi che fa la differenza del risultato. Capite bene che se io analizzo in un modo, è ovvio che farò una pianificazione in un determinato modo. Ma se il mio collega della porta accanto fa un'analisi differente, farà un intervento diverso. Capite bene che la differenza del risultato è sicuramente legata all'abilità tecnica, all'abilità delle mani. Ma prima di questo la differenza è nella capacità di analisi, è nella finezza dell'analisi. È quello che io scrivo. Il modo con cui tu analizzi fa la differenza molto più della tecnica chirurgica che uno usa. Ora, la scelta della tecnica, è chiaro che non possiamo entrare in aspetti tecnici, però sostanzialmente si divide in due famiglie. La tecnica chiusa, per cui tutte le incisioni vengono fatte all'interno del naso, e la tecnica aperta, in cui si fa un'incisione in questa zona della columella, lo si solleva e si lavora. Entrambi hanno pro e contro. Io ho sviluppato una tecnica ibrida che mette insieme le due cose, ma il mio concetto fondamentale, quale su cui insisto sempre, è una supplica ai miei colleghi, la supplica per il minimalismo. Cioè, cerchiamo di non estendere la chirurgia, di ridurre l'aggressività chirurgica, perché ogni errore si paga. Quindi, questo è, come dire, quello che ho sviluppato anche dal punto di vista tecnico in tanti anni. E per questo a me, come dire, mi ha permesso di riscoprire le virtù della tecnica interna, cioè di operare senza fare incisioni esterne. È troppo complicato adesso andare a vedere, ma sono quelli che vengono chiamati gli approcci endonasali. Questo è il tipico approccio con questa incisione che viene fatta all'interno. Sono delle incisioni molto delicate, vedete, sì, utilizziamo degli strumenti molto fini, degli strumenti appuntiti. La musica di sottofondo l'aveva composta mio figlio tantissimi anni fa. E questo noi andiamo a correggere le cartilagini della punta per affinare.
la punta. Andiamo avanti. Questa è una bella donna di 35 anni. E mi dice, vedo un po' il gibo qui, la punta che viene un po' giù e la punta un po' grossa. Allora la mia idea, perché dobbiamo aprire il naso, essere aggressivi, quando noi possiamo raggiungere rischiando meno, facendo delle incisioni interne. Questo è il prima, questo è il dopo, la posizione della punta, quando lei ride, il profilo, il prima e il dopo, quando lei dice la lettera P. Faccio sempre queste foto per far capire che in moltissimi casi noi dobbiamo modificare i muscoli del naso. Questo è il tre quarti con una linea di questa, il contorno, quello che chiamo il contorno, il prima e il dopo, il profilo dall'altro lato, il contorno dall'altro lato. Questo è un ragazzo, questo faceva il giocatore di pallavolo. Viene da me, insomma, un giocatore di Serie A di pallavolo. Viene da me e dice, ah, vorrei cambiare perché forse ho un contratto per diventare un modello e così via. Bene, questi sono dei pazienti difficili, perché se questo vuole diventare un modello ti romperà la testa fino all'inverosimile se c'è un millimetro qui, il millimetro qui, il millimetro qui. Allora dimmi precisamente che cosa vuoi. Lui dice, io voglio un naso maschile, cioè non voglio un naso finto. Non mi piace questa zona qui, questa attaccatura che io ho, ma voglio un naso maschile, un naso importante. Ora, capite bene che è un lavoro estremamente complesso, un lavoro di millimetri su questo. Questo è il profilo, il prima e il dopo. Questo poi è diventato un modello di Dolce & Gabbana, quindi ha fatto veramente il salto. Questo, vedete come la base ossea qui era larga, era un po' storto, la base ossea l'abbiamo raddrizzata, questa è la posa dall'alto, quello che vi dicevo, il contorno è molto più definito su questa zona di quanto non fosse prima, qui il lavoro sulle ossa era molto largo, qui è stato ristretto ed è più simmetrico, ed ecco qui. Modificato questo angolo, abbassato un po' il dorso, ma mantenendo sempre una linea maschile. Eccola qui, sempre la nostra posa dinamica, la punta rimane lì, il tre quarti. Io trovo che questo tre quarti con questa ombra di gibo dà molta forza al profilo. Questo è l'altro, e il profilo da questo lato, e questo è il tre quarti da questo lato. Ora, l'aspetto dinamico. Molte volte i chirurghi si dimenticano dell'aspetto dinamico, ma è un aspetto fondamentale. Nel 70% dei miei casi io modifico, è troppo lungo adesso dire quali muscoli, ma identificarli non è semplice. Vedete come quando lei dice la lettera P, vedete quanta quantità di columella che noi vediamo, è come la punta se ne viene giù. O quando ride abbiamo questo gummy smile, questo sorriso gengivale che sposta il labbro superiore in alto. Vedete, su questa zona. Quindi questo è il prima e il dopo nella posa dinamica, il prima è sempre a sinistra, questo è il dopo, guardate la quantità di columella visibile, e come abbiamo dato più luce al labbro superiore. Allora, questa è una signora, vedete, c'è una asimmetria importante tra questo lato e questo lato, mi pare che sia evidente. E vedete come questa punta viene giù. Quindi questo dobbiamo veramente cambiare un po' tutto il naso. Questo è il frontale, quindi quello che dicevamo, il contorno, bisogna cambiare non solamente la gobba, ma tutto il naso, dall'alto alla giunzione con il labbro superiore. Questo è il prima e questo è il dopo. Vedete come la posizione dei punti è cambiata. Questo è il prima e il dopo. Quando dice la lettera P, vedete come il contorno è diverso, è il tre quarti.
il profilo a sinistra, il profilo a sinistra e il profilo a sinistra. Lucio, quanto abbiamo ancora? 5 minuti? Allora, questo è il 3/4. Ora, questi sono dei nasi tecnicamente difficili. Quando abbiamo, le chiamiamo le iperproiezioni della punta. Quando la punta viene troppo in avanti, bisogna portarla all'indietro. Tecnicamente è complessa. Questa è una ragazza di 15 anni. Questa ragazza di 15 anni, vedete che ha un naso, una deformità importante. Vengono i genitori e mi dicono, guardi, con nostra figlia è un dramma. Questa se ne torna ogni giorno in lacrime, le dicono che è una nasona e non esce di casa, non si trucca. Ora, a che età si può operare? Questa ragazza aveva 15 anni. Allora, tecnicamente a 15 anni, in una donna il 90% dello scheletro facciale è conformato, soprattutto in questa zona. Però c'è una urgenza da un punto di vista psicologico. Cioè, dobbiamo dare una risposta ai genitori che erano affranti dalle condizioni psicologiche della loro figlia. Questo è un signore siciliano, alla sua età potrebbe anche fare a meno, come dire. Però lui dice, è da anni, è da sempre che non mi piace questa punta che viene giù. Dice, adesso sono nelle condizioni anche economiche di poter affrontare questo intervento e lo voglio fare. Questa è la ragazza di prima. Allora, adesso vi faccio vedere il dopo. Questo è un anno dopo. Ha cambiato viso. Ha dei bellissimi occhi che prima non si vedevano. Questa è lei, il prima e il dopo. Quando lei ride, la posa di base. Dall'alto, il profilo, le pose dinamiche, l'altra posa dinamica, il tre quarti, il profilo, cambia. E questo è il nostro signore catanese. Anche lui dice, dottore, io non è che voglio dei nasi finti o dei nasi strani, voglio un naso che sia nella norma. Ecco lui, il frontale, la posa di base, lui tra l'altro respirava malissimo, aveva delle apnee notturne e quindi ne ha approfittato per correggere anche il naso esterno. Quindi abbiamo portato dietro tutto il naso, ancora quando ride, quando dice la lettera P, i 3/4, l'altro profilo, un naso assolutamente maschile. Abbiamo restaurato la normalità. Questo è il disturbo più frequente, la gobba, hump in inglese. Dottore, mi tolga la gobba, non ne posso più di questa gobba. Ho sofferto per 20 anni per questa gobba sul mio naso. Allora, quello che io faccio, questo durante l'intervento, prima misuro con il calibro, poi ci sono degli aspetti chirurgici, va bene, questi ce li saltiamo che non ci occorrono. Lasciamo il video, bisogna naturalmente lavorare sulle ossa, modificare la struttura ossea in alto, ci sono delle osteotomie interne, delle osteotomie esterne e dopo 7 giorni, vedete come queste incisioni esterne che vengono fatte, praticamente non si veda più niente. Adesso ci sono delle tecniche per correggere i micro difetti, sono queste chips di cartilagine che possono essere prese dal naso o dall'orecchio. Ma la tecnica più importante degli ultimi anni è che noi riusciamo a creare della cartilagine fluida, quasi come un filler che noi possiamo utilizzare per colmare i difetti. Questa è la figlia del primario di cardiologia del mio ospedale, una bella ragazza di 18 anni, alta 1,80 m, la quale dice io ho la gobba. Abbiamo fatto le foto, in tutti i pazienti faccio le simulazioni. E nella simulazione che l'avevo fatto, in cui le toglievo questa gobba, lei ha un viso importante, una ragazza di 1,80 m, non possiamo fare un naso troppo piccolo.
Allora io le ho proposto di abbassare sicuramente il dorso, ma di mettere un innesto di cartilagine in questa zona qui, perché questa parte era troppo profonda. Allora, la ragazza ha accettato, il padre ha accettato, questa è la posa frontale, e questo è il prima e il dopo. Vedete, ha un profilo molto migliore, ma quello che è cambiato è questa zona qui, questa zona un po' più riempita. Eccola lì, il tre quarti e l'altro tre quarti. Secondo me è un profilo molto più elegante adesso, sia nella posizione della punta, all'altezza del dorso, e questa area chiave che noi chiamiamo radice del naso. Questa è un po', come dire, una diapositiva provocatoria che metto nelle presentazioni. Allora dicevo, ma sì, la tecnica endonasale si fa per i casi facili, una casa che possono fare anche i bambini, diciamo così. Ma allora, questa signora è stata operata altre tre volte, capite bene, con risultati, insomma, così e così. Era stato tolto troppo su questa zona, aveva quest'incubo, questa fessura, il naso completamente storto. È chiaro che questi sono degli interventi in cui bisogna conoscere le tecniche ricostruttive. Questo è il frontale, questa è la posa di base. Qui non c'era più cartilagine del setto, ho dovuto prendere la cartilagine dell'orecchio. Vedete come l'incisione viene fatta su questa zona? Vedete bene che a distanza di 6 mesi praticamente non si vede niente. Questa è prima e questo è il dopo. Ricostruita questa zona, è creata una linea uniforme di contorno, questa più da vicino, il prima e il dopo, questo è il tre quarti, guardate qui, e questo su questa zona, l'altro, questo e questo, il profilo, i tre quarti. Questa è una ragazza albanese che ho operato a dicembre dell'anno scorso, l'ho vista al controllo in giugno, subito quando si sono riaperti i voli. Trauma, aveva avuto un ascesso, l'ascesso aveva riassorbito la cartilagine all'interno, quindi si era creato questo naso infossato e questo naso che era molto asimmetrico e molto storto. Anche qui è un intervento a metà tra l'intervento ricostruttivo e l'intervento estetico, quindi bisogna padroneggiare entrambe le branche. Questa è una tecnica che noi utilizziamo facendo questa tecnica di espianto e reimpianto della cartilagine, e questo è il risultato finale. Sulla posa frontale, quando lei ride, vedete, era molto largo, molto, molto asimmetrico, vedete che c'era molto più naso sul lato di destra che sul lato di sinistra. Questa è la posa di base, questo è dall'alto, questo è il profilo. Corretta questa zona, messo un innesto di qua, sollevata un po' la punta. Quindi un risultato molto gradevole da un punto di vista estetico, questo è il tre quarti, questo è l'altro profilo. Siamo arrivati a fare le valigie e a dire e al messaggio da portare a casa. Il messaggio è che la rinoplastica è molto di più che un atto tecnico, molto di più di un atto tecnico, molto più complesso di un impianto tecnico, è che la rinoplastica è una operazione mentale. E con questo ritorniamo al concetto di estetica. Estetica è qualcosa che noi percepiamo con i sensi. Quindi la rinoplastica è un intervento che noi dobbiamo fare con 4 sensi. Con la bocca, parlare con i nostri pazienti, con il nostro orecchio, ascoltare i nostri pazienti, con gli occhi, quello che vi dicevo, l'occhio estetico che è fondamentale, e naturalmente con le mani. Grazie.